Buongiorno a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Per me oggi è domenica, ho già messo a fare il sugo. Se non avete le ultime cose qui della colazione, ma aspetto che sgocciano e me le vado poi a mettere a pasta. Mi pulisco sul piano cottura, qui ho messo il sugo con lo spezzatino già a cucinare. Stamattina mi voglio lavare un po' più a fondo la sala, vado ad usare quel profumatore della Dexa, il caffettino, il profumatore quello della Dexa che ho usato, che ho preso all'Eurospin, che veramente mi fa impazzire questo profumo, però non rimane, cioè rimane un giorno. Però non è come quello che mi chiedono della Deomix, quello rimaneva 3-4 giorni, infatti penso di fare un ordine e di prenderlo. Niente, prendo la caffettena e mi do da fare, tanto il sugo lo metto già a cucinare, preparo già il tegame con l'acqua, così può l'acqua e il sale, così può già è pronto per quando andrò a fare la pasta, vado ad accendere pasta, mi porto avanti alcune cosine, poi mi fare più già la tavola così, anzi no, che mi fare questa Alessia e Mattia, quelli poi a mettere le mani, quindi quello non lo faccio. Poi devo andare a pulire giù in camera da letto, non vado a cambiare le lenzuola perché l'ho cambiate ieri, mi devo assolutamente, oggi me lo impongo proprio, devo pulire il mio armadio, cioè me lo devo organizzare, che è veramente una ciufrica, ed è così. Ho preso questo qua, latte bevanda alle mandorle vegan, è troppo dolce, ma boh, fibra, zuccheri, 11 grammi in 100 grammi, troppo dolce, non lo so, non mi grabbe valida, il latte, il caffè non lo prendo, va bene, bando le ciance, vado a sbrigata in casa, qui già è così, mi devo andare proprio a lavare a terra con l'attinico e niente, quindi mi vedrete nel video di quello che andrò a combinare oggi, poi mi devo andare a sistemare un'altra botta di piastra, vado a mettere poi solo la matita e niente, questa è la mia domenica e niente, ci vediamo nel video e magari, che ne so, quando andrò a fare un'altra pausa caffè parliamo di nuovo, vediamo quello che riesco a fare, insomma.
Allora, sono riuscita a fare poco e niente oggi, perché poi la verità non ho ripreso più niente, però sono andata giù, ho fatto solo la... cioè ho stirato solamente, ho messo da parte già alcuni vestiti, ma così. E niente, siamo già nel pomeriggio, sono le 5, mi sto portando avanti con la cena, ho fatto la scarola alla pizzaiola. Qui. E... non dico niente, giuro che mi toglierò questo vizio. Per mio figlio, perché vuole cenare prima, premettendo che sono le 5, che poi lo spuntino, la merenda, ma lui lo chiama cena. Tagliato. Sto qua. Hamburger, patatine e anelli di cipolla che li ho comprati all'XXL, li ho fatti qui in friggitrice. Ad aria, sono veramente buonissimi. E niente, quindi questo è il mio pomeriggio. Il caffè non l'ho bevuto perché me lo voglio bere più tardi. E niente, poi mi vado a preparare perché stasera voglio portare i bambini a prendere il gelato. E siccome poi là ci sono anche le giostrine, li faccio giocare un pochettino, perché se no sti bambini sta sempre in casa, si rimbambiscono. E niente, che è vero Mattia, cosa devi prendere tu il gelato? Di? Troll. Papà Troll. Il gelato di Papà Troll. E diglielo, diglielo, che gelato devi prendere? Troll. Il gelato di Papà Troll. Poi lo facciamo vedere? Sì. Va bene. E niente, quindi poi ci andiamo a preparare insieme. Mi vado a truccare, a sistemare, mi vado a chittare, come si dice qua. E poi niente. Vi saluto. Finisco di piastrare. Sì, mamma la macchinina. Finisco di piastrare e basta. E niente, ho iniziato già a pulire mezzo terrazzo, perché fra un po' già iniziamo a trasferirci in terrazza. E niente, tutto qua, quindi a dopo. Allora, mi sono solamente preparata così al volo, poi non vi ho fatto vedere niente, ho messo solamente sì, andiamo a prendere questo benedetto gelato. E niente, ho messo semplicemente una magliettina, giacchetto e le mie scarpette. Così, e niente, mo prendo la borsa, vado a mettere i giubbottini ai bambini e scappo. Più di qualcuno mi ha chiesto, hai ritagliato i capelli? Sì, è già un annetto, sì, un annetto, perché l'ho tagliato l'anno scorso, che porto questo taglio e ho fatto leggermente il bob, non è proprio bob, perché non mi ci vedo. Poi me li voglio far allungare, ma niente di che. Va bene, vi faccio vedere dopo che andiamo al parco giochi a portare i bambini. E lo zainetto, che ci sono le salviettine, dove sto? Cioè, mi sta, guardate cosa mi hanno combinato, vieni. Guarda, ho lavato, mi sono approfittato oggi con il sole, mi sono andata a lavare il piumone questo qui e il giubbottino di Alessio che me l'ha combinato. Ma a parte che quello celeste si vedono tutti i segni, mi devo mettere i giubbottini, forza bimbi. E quindi si vedono tutte le macchie. Allora, questo è il tuo giubbotto. Qua un attimo, non so dove vedo. E buongiorno, siamo al giorno dopo, poi non ho registrato più niente, chiudo qui il video, perché a volte non li chiudo mai parlando, e quindi chiudo adesso il video. Mi dispiace che non sono riuscita a prendere più niente, però con Alessio e Mattia veramente andavano da una giostrina a un'altra, dall'altalena saltavano, poi il gelato, insomma, o stavo attenti a loro, non riuscivo a stare veramente con il telefono in mano. E quindi non sono riuscita proprio a riprendere proprio nulla. E allora io chiudo qui il video, spero che vi ho tenuto un po' di compagnia. Vi ricordo che mi trovate su Instagram come LucriLoveFemini. Io vi do un grande bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!